Yad Vashem è il memoriale eretto a Gerusalemme per le vittime dell'Olocausto, per i 6 milioni di ebrei morti. Dopo il Muro del Pianto, è il monumento più importante di Israele. Yad Vashem significa nome eterno, è tratto da Isaia. Questa è la storia del cacciatore dei buoni, di chi fu salvato e non dimenticò mai la gratitudine verso il suo salvatore e che per 30 anni, come presidente della commissione di Yad Vashem, ha cercato e trovato 20.000 giusti nel mondo e si è battuto per riconoscere il merito della gente comune. Questa è la storia del giudice che nel suo tribunale ha dovuto lottare per far capire a tutti come il bene possa anche essere ambiguo e imperfetto, ma comunque coraggioso. Mon nom, c'est Moshe Beisky. Je suis né en Pologne en janvier 1921. Il mio nome è Moshe Beisky. Sono nato in Polonia nel gennaio del 1921 e lì sono vissuto fino a 21 anni. Frequentavo una scuola polacca al mattino e una ebraica al pomeriggio. Ho lasciato la casa della mia famiglia e sono rimasto a Cracovia fino al 1940, quando hanno costruito il ghetto. J'ai perdu toute ma famille. Nell'agosto del 1942 ho perso tutta la mia famiglia, tranne due fratelli. Ma mio padre, mia madre, mia sorella e tutti gli altri parenti sono stati deportati nel campo di sterminio di Belzec. Mentre io e altri 1500 giovani ebrei siamo stati trasferiti vicino a Cracovia, nel campo di Plaszów. Plaszów era un campo molto noto e io ci sono rimasto fino all'ottobre del 1944 in condizioni terribili. Nel mese di agosto del 1942 il nostro villaggio era circondato dalle SS e dalla Gestapo. Allora una notte con un amico abbiamo deciso di fuggire e di raggiungere un nostro compagno di scuola. Ho bussato alla finestra e gli ho chiesto: facci entrare. Lui non ha nemmeno domandato a suo padre. Mi ha detto subito: vattene, non potete restare. Tutto qui. Dopo quell'episodio mi sono domandato dove posso rifugiarmi. Bisogna assolutamente che mi nasconda. Non potevo certo andare in giro per Cracovia perché mi avrebbero subito riconosciuto come ebreo a causa del mio aspetto. C'era questo signore, Marian Voldaci, molto povero, che era fattorino nell'ufficio dove avevo lavorato. Era l'unico indirizzo che avessi a Cracovia e così sono andato da lui. Non mi ha chiesto nulla. Prima mi ha dato da mangiare e poi ha detto: ascolta, puoi restare qui finché vuoi. Un giorno ho capito che i vicini sospettavano che lui nascondesse qualcuno. Allora ho deciso di lasciare la sua casa e sono tornato nel ghetto. Ma anche il ghetto di Cracovia fu chiuso, anzi, liquidato, da Amon Goethe, un nazista austriaco senza pietà che trasferì nei campi 10.000 persone. Gli ebrei vennero espropriati di tutti i loro beni, ai bambini furono sottratti anche i giocattoli. Goethe, non contento, si lasciò dietro anche 2.000 cadaveri. Anche Beisky avrebbe subito la stessa sorte se non avesse incontrato uno strano tedesco. La prima volta che ho visto Schindler, c'était quand j'étais mis à la liste
La prima volta che ho visto Schindler è stato quando sono stato inserito nella sua lista. Ma il suo nome l'avevo già sentito a Plato nel 1943. Sapevo solo che c'era questo tedesco che trattava gli ebrei diversamente dai suoi connazionali. A quell'epoca c'erano già alcune centinaia di prigionieri di Plato che ogni giorno andavano a lavorare nella sua fabbrica. Sapevamo tutti che i suoi operai, almeno nel corso della giornata, non rischiavano la vita. Nella sua fabbrica, Schindler faceva preparare una minestra per gli ebrei e mangiare a pranzo e a cena voleva dire la sopravvivenza. Quando sono arrivato in Italia nel 1945, naturalmente come rifugiato, ero molto stupito che in un paese governato da un regime fascista ci fosse stata da parte degli italiani così tanta solidarietà e generosità verso gli ebrei. Sapete, l'ultimo caso italiano di cui mi sono occupato come presidente della commissione dei giusti a Yad Vashem è quello di Perlaska, un caso assolutamente eccezionale, perché Perlaska non aveva nessuna autorità in Ungheria, ma riuscì a trovare da solo e senza autorizzazione i timbri necessari per concedere il visto a centinaia di ebrei che così si salvarono. Questo è proprio un tipico caso italiano.